L'emorragia di personale, l'aumento incontrollato del numero dei detenuti, le aggressioni giornaliere a poliziotti e operatori nelle carceri, la mancata previsione di assunzioni adeguate alle reali carenze degli organici e la gestione azzardata di detenuti particolari. Un quadro definito quello delle criticità negli istituti penitenziari anche in Abruzzo, come nel resto del paese, la situazione pare non più sotto controllo. Intanto i sindacati si mobilitano e già dal prossimo 14 febbraio nelle carceri di tutto il territorio gli agenti daranno il loro segnale. A sostegno della nostra richiesta di incontro con i quattro prefetti ci sarà un'astensione dalla mensa di servizio di 3 giorni in tutti gli istituti d'Abruzzo di tutti i poliziotti penitenziari. Sostanzialmente una sorta di sciopero della fame in servizio. Poi abbiamo in programma di fare un sit-in di fronte al Palazzo della Regione, sempre per portare all'attenzione della politica il nostro problema. I prefetti speriamo che possano portare queste criticità al governo, così come pure il presidente Marsilio dovrebbe farsi portavoce delle problematiche dell'Abruzzo. In Abruzzo abbiamo tra i 1.600 e i 1.700 detenuti, per meno di 900 poliziotti penitenziari. E quando manca il personale, anche i detenuti particolari non hanno adeguata gestione. Abbiamo per esempio esperti psichiatri e psicologi che hanno poche ore settimanali per svolgere il proprio mandato e approntare un piano terapeutico veramente efficace. E la situazione dei circuiti penitenziari, come per esempio l'istituto di Teramo, è una situazione in cui c'è una commistione tra diverse tipologie di detenuti difficilmente gestibile, oppure Lanciano, oppure abbiamo Vasto con gli internati che sono notevolmente complicati. E nel diritto al lavoro dignitoso non manca l'habitat, eppure quello pare non abbia più i requisiti essenziali. Le strutture abruzzesi, tra l'altro, sono fatiscenti dal punto di vista strutturale proprio, quindi abbiamo colleghi che lavorano al freddo, colleghi che non hanno neanche una sedia per sedersi. La situazione quindi, oltre al numero del personale assente, è anche una situazione di dove si lavora e di come si lavora.